Ci sono storie e tradizioni da preservare e tramandare. Da una piccola biblioteca, la più piccola al mondo, a Rogliano, esplorando il mondo, guardando oltre la Calabria di ieri, oggi e domani, insieme ad una valigia, da cui trarre storie, suoni e consegnandoli ad altri. In Piazza Immacolata un talk con Daniel Kunderi, poeta e performer plurilingue, originario di Rogliano in provincia di Cosenza, ha creato il repentismo cutise, ovvero Cuti, rione del suo paese, con un ambiente immaginativo espressivo che si basa sul canto d'improvviso, usando il dialetto come lingua universale della parola e del corpo. Daniel Kunderi è giunto a Crotone per il primo premio del Festival della Restanza, un evento promosso dall'associazione Io Resto in collaborazione con la libreria Cerrelli. Con lui Daniele Fabio, compositore, chitarrista e artista, che svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Che attraverso la letteratura si può e si deve fare politica importante nei territori, e la penna dà modo all'autore e all'artista di viaggiare in una terra mitica e meravigliosa come la Calabria, ma anche piena di tante problematiche, quindi di scandagliarla, conoscerla in profondità e narrarla nel modo giusto. Com'è nata questa piccola biblioteca di Cuti? La piccola biblioteca di Cuti nasce da un sogno dell'infanzia e da un anno che è stata inaugurata, ma in realtà è attiva da oltre un decennio. E nasce per raccogliere testi rari o opere uniche di autori italiani e internazionali, e anche per presentare a un pubblico ristretto in un luogo minuscolo. Infatti la piccola biblioteca di Cuti recita World's Smallest Library, non a Brooklyn né a Manhattan ma a Cuti, di presentare appunto degli autori importanti e renderli fruibili a tutti, dai più piccoli fino alle persone più mature. Un mare ninja, un mare sempre mare ninja. Ne vivimo.